Custode attento della memoria di San Giovanni XXIII, testimone di quella primavera della Chiesa che fu il Concilio Ecumenico Vaticano II, il cardinale Loris Francesco Capovilla, con più di un secolo di vita sulle spalle, si è spento giovedì scorso a Bergamo. Nato nel 1915 a Pontelongo, nel Padovano, ordinato sacerdote nel 1940, segue dal 53 al 63 i passi di Monsignor Angelo Roncalli, in qualità di segretario personale dal Patriarcato di Venezia al Vaticano, dopo l'elezione al soglio pontificio nel 1958. Nominato dal Beato Paolo VI arcivescovo di Chieti nel 1967 e in seguito prelato del Santuario Mariano di Loreto, decide di ritirarsi nel 1988 a Sotto il Monte, paese natale di Papa Roncalli, per dedicare le sue energie alla promozione dell'opera e della figura di San Giovanni XXIII. Fu sempre pastore totalmente dedito al bene dei sacerdoti e dei fedeli tutti, nel segno di una solida fedeltà alla bussola del Concilio Vaticano II, ha scritto in un telegramma a Papa Francesco che lo ha creato cardinale nel febbraio del 2014. Una vita legata in maniera inscindibile a quella di Papa Roncalli, come emerge chiaramente da una delle sue ultime dichiarazioni, rilasciata nell'aprile del 2014, due giorni prima della canonizzazione del Papa Buono. Io chiesi perdono al Papa poco prima che morisse, dice: io sono stato al vostro fianco, non sono stato l'uomo che voi meritavate, Santo Padre, ma vi ho dato me stesso, ve l'ho dato con sincerità, questo sì, con fedeltà. E lui mi disse, mettendo le sue mani sopra le mie, che erano appoggiate al suo capezzale, Loris, lascia perdere queste cose, non dire questo. Quello che importa è che abbiamo fatto il nostro servizio secondo la volontà del Signore. All'infuori di quella non c'è altro. Il nome, il regno, la volontà del Signore. Non ci siamo soffermati a raccattare i sassi che qualche volta al di qua e al di là della strada ci venivano lanciati addosso. Abbiamo taciuto. Abbiamo perdonato, abbiamo amato. Quella del cardinale Loris Capovilla è stata una vita lunga e operosa, costantemente al servizio della parola di Dio, pronto ad accompagnare e sostenere fino alla fine, con la passione e la freschezza di chi non si è mai discostato dalla fonte del Vangelo, il cammino della Chiesa, riconoscendo l'indubbia ricchezza e profondità delle sfide attuali. La vita è la vita, anche un minuto di vita. Tu vuoi pensare, amare, progettare, costruire, lasciare un segno del tuo passaggio, è una cosa molto grande. A me domandano spesso, in quale epoca della sua vita Capovilla vorrebbe vivere? Adesso, rispondo io. Come adesso? L'Italia di adesso? No, è poco, molto, molto meglio di quando ero bambino. E nella Chiesa di adesso? Sì. Papi hanno riconosciuto peccati che abbiamo commesso, grandi e piccoli, illustri o ignoti. L'ha riconosciuto, li riconosco anch'io, non ho niente da arrossire di questo. Lo riconosco, abbiamo le nostre debolezze, siamo poveri uomini, invoco anch'io pietà e misericordia e perdono. Però la Chiesa mia di oggi è molto meglio di quella che ho trovato quando sono nato, ero bambino.